stato di attenzione pura, da cui nasce una beatitudine che non si può tradurre in parole. Viene ondate dopo ondate, e ogni volta la sua pura forza e vastità sono così nuove e sbalorditive che ne viene stupore e gioia. È il potere che esisteva prima che tutte le cose venissero in essere. È una luce senza ombra, e gli alberi esistono nel suo movimento. Se il vostro campo è in ordine, l'indescrivibile verrà a voi in tutta la sua gloria. È l'estasi, la bellezza sacra. Beato l'uomo cui questo è donato. Sono parole di Jiddu Krishnamurti. Ora, questo stato di cui ci ha parlato Krishnamurti è quello che nelle religioni orientali viene definito nirvana. Krishnamurti ci ha spiegato che cos'è il nirvana. È uno stato di libertà interiore, uno stato di beatitudine, di gioia, che sono assolutamente indescrivibili. Ora, una delle vie per arrivare a questo stato, che è reale, perché quando uno legge queste cose dice: ma saranno vere o sono storie che questi qui ci raccontano? No, sono cose vere, sono cose che ognuno di noi può vivere, può sperimentare. Una delle vie più importanti per arrivare a questa condizione di libertà interiore è la via dello Zen. Ora, si sente molto parlare di Zen, cioè va anche di moda, è una parola che piace, ha una bella sonorità. Quando si tratta di parlare di Zen, se lo definiamo da un punto di vista storico, non è molto difficile. Diventa difficile capire che cos'è in realtà questo Zen. Allora, intanto diciamo che deriva dall'incontro fra il buddismo e il taoismo, nasce questa cultura. Allora, come si può dire in una parola che cos'è lo Zen? Io ci ho pensato in questi giorni, perché ho detto: vorrei tanto parlare di Zen, ma non è possibile farlo in due parole. Mi è venuta in mente questa parola, intuizione. Ecco, lo Zen è un'intuizione di una natura profonda che è dentro di noi. Questo è lo Zen. Cioè, secondo questa tradizione, chiamiamola così perché non è né una tradizione, né una scuola, non è né una religione, non è una filosofia, anzi, cioè lo Zen si colloca proprio all'interno del flusso dei pensieri. Fra un pensiero ed un altro, loro dicono, c'è uno spazio. Se tu riesci a rimanere in quello spazio, hai capito che cos'è lo Zen. Ecco, questa intuizione che cos'è? Secondo loro, quella cosa a cui noi siamo molto attaccati, che è il nostro intelletto, non è altro che un movimento superficiale, ma molto superficiale, sulla base di una profondità che è inesprimibile, che noi chiamiamo anima. Loro, pertanto, hanno escogitato dei sistemi per bombardare questo intelletto, per frantumarlo. Noi, che abbiamo una cultura completamente diversa, diciamo: vabbè, ma se io perdo il mio intelletto, che cosa mi rimane? E questo è il punto, ti rimane tutto. Ecco, una volta che tu riesci a fare il salto al di là dell'intelletto, al di là del flusso dei pensieri, scopri una vastità che è ampia come l'universo,
della quale tu fai parte. Ecco, questo è lo Zen. Una volta in una conferenza un giornalista chiese a Daisei Suzuki, che è stato la massima autorità in fatto di Zen nel XX secolo, gli ha chiesto: ma in che cosa, cioè, che cosa cambia l'aver realizzato lo Zen nella tua vita? E Suzuki ha dato una risposta veramente strepitosa, ha detto: guarda, non cambia niente, fai le stesse cose di sempre, vai in ufficio, vai a fare la spesa, hai la relazione con i tuoi amici, solo che si cammina a quattro dita da terra. Ecco, questa è la libertà degli uomini zen. Allora, di questi uomini liberi interiormente, il Buddha aveva dato una definizione. Ha detto: sono simili alle nuvole bianche, perché le nuvole bianche non hanno più una volontà propria e ovunque le sposti il vento si trovano a proprio agio, perché quella è la loro collocazione. Ecco. Io ho scritto un brano che si chiama Nuvole Bianche, dove gioco appunto facendo l'analogia tra le nuvole dell'atmosfera, le nuvole bianche intesi come uomini interiormente liberi. È questa canzone che arriva. Thank you.
non è mondo, ma non sono del mondo.